Matteo Grasso 224K, benvenuto. Grazie di esserti followittato. Usciamo? Hello again. Hello again. Due persone diverse che hanno scritto. Perfetto. Mi sono fermato prima di fare una figura terribile. Not gonna stream a lot, Lorena. I just want to get through the first section of the game so that I have a run ready for tomorrow. I mean, I wanted to go to sleep at 3 a.m., so right now it's about that time. I'll probably get to Wolnir, then I'll close it up. Maybe. We'll see.
Oddio. Santa Madonna. Devo fare tutto io. In 12 minuti credo che sarei arrivato al primo boss dell'altare. Matteo, conta che sto rifacendo questa sezione da ormai 3 mesi, quindi. Stiamo cercando di fare tutto il gioco senza mai venire colpiti. Questo tra l'altro è un canale fatto apposta per il nostro team. Siamo un team di persone che appunto fa i Souls e Souls-like senza mai venire colpiti, i NoHit. E o anche senza mai prendere danno, insomma, sfide del genere. Su questo canale possono streamare più di una persona. Al momento ci sto streamando io, ma è semplicemente per prepararmi una run per domani e non volevo farlo sul mio canale principale, quindi ho detto perché no? Se non mi conosci, sono il quel pirla, direi, quel pirla che ha finito Dark Souls 1 senza mai venire colpito utilizzando i piedi per giocare. Sto stronzo mi sta sul culo, però. Non fare affondi? Bravo. Ho iniziato la prima run di Dark Souls 3 circa una settimana fa e sto avendo un sacco di problemi. È normale, è normale. Dark Souls è un gioco che diventa più facile ogni ora che ci spendi in più. Quando avrai imparato le prime cose diventerà sempre più semplice giocare. No. Ah, quello sì, le quest sono un problema. Le quest sono un problema di tutti. La prima volta che giochi le perdi, se non tutte, il 99,9%. Bisogna giocare veramente tanto per riuscire a entrare nella testa degli sviluppatori e cercare di capire che cosa vogliono che tu faccia. E soprattutto bisogna ascoltare talmente tanti dialoghi, leggere talmente tante descrizioni. Non so se la build sia buona. Com'è la build? Com'è la build? Mi racconti, signor Matteo. Oh! E lui è girato. Ciao Kami! Ancora auguri, eh? Dovevi avvertirmi prima, però. Questa me la paghi. Cappellino. Di non lanciare teschi a caso stavolta. Siamo in ritardo. Siamo molto in ritardo. Vabbè, cerchiamo di non prendere hit a cazzo, per favore. Fu, il cane che siete trasportato sopra. Santo Dio.
Grazie, ti voglio bene. Cappellis. Preso il cavaliere per il momento, ho la Zweihänder e Uchigatana. Ecco, diciamo che le due armi che hai scelto si cancellano un po' a vicenda, perché una richiede tanta destrezza, l'altra richiede tanta forza. Dovresti cercare di scegliere una delle due caratteristiche, a meno che tu non voglia utilizzare un'arma che scala su entrambe. Lo scaling dipende dalla lettera che c'è nell'arma, per esempio. La spada corta scala D in forza e C in destrezza. Quindi sarebbe meglio potenziare destrezza per quest'arma. Più vai su con l'alfabeto e il massimo è S. E più fai danni potenziando quella statistica. Quindi, per esempio, la Zweihänder sicuramente scala in forza. Forse non scala neanche in destrezza. Mentre l'Uchigatana scala in destrezza. Quindi potresti arrivare ad avere, per esempio, 20 livelli in destrezza ed avere un'Uchigatana mediocre, 20 livelli in forza ed avere una Zweihänder mediocre. Piuttosto che avere 40 livelli tutti in forza ed avere una Zweihänder molto potente. Chi cazzo le aveva capite queste cose? Devi aprire il menu e fare tipo aiuto. E poi soprattutto vengono spiegate un po' male. Quindi insomma, lo devi un attimo capire col tempo, purtroppo. Sti cazzoli. Porca troia. Adesso mi sta seguendo il figlio di puttana. Ha smesso? Ha smesso. Mi sudano le mani e questo controller ha i tasti slisci. Un sacco lucidi. Arrabbiatissimi. Non ho lingue. Parry, va bene. Lui ha parryato l'aria. Molto bravo. Roll. Ce ne sono un po' sparsi in giro. Ce ne sono un paio alla cattedrale. Una all'insediamento dei non morti. Chi è che droppa le lingue poi? Te che non mi ricordo. Ah, i Dark Raid. Sì, i Dark Raid. Tra poco ti faccio vedere. Se ci arrivo e non prendo hit, ti faccio vedere un mob che se lo uccidi tante volte ti dà le lingue.
è qua vicino. Mi vedrai fare un po' di robe prima, ma poi ci arriviamo, non ti preoccupare. Mazza, gli ho proprio tolti i teschi, sono furbo. Sei arrivato da Norlondo? Tanta roba Norlondo. Sei solo arrivato da Norlondo o... sei andato un po' avanti all'interno di Norlondo? Ancora fare l'aguardente e le prigioni. L'aguardente è relativamente opzionale, quindi ci trovi delle cose molto interessanti, assolutamente. Però direi che la cosa più importante, se vuoi finire il gioco velocemente, è andare alle prigioni. Altrimenti, se ti vuoi godere tutto tutto il gioco, sto alla scalinata, ok. Vuoi goderti tutto tutto il gioco, allora magari vai prima all'aguardente. Minchia, quanto danno. È uscito solo a uccidere Horas. Povero Horas. Insieme ad Horas è morta anche una quest. Ah, non mi cambia l'arma finché sono sulla scala, giustamente. No, comunque l'aguardente è un po' bastardo. Ti shottano tutti più o meno sempre. Perché è un'area relativamente avanzata, comunque. Ci puoi andare prima, ma è sconsigliabile. Perdere tempo... Poi non ho capito perché alla tomba di Irithyll non c'era l'amica. La tomba di Irithyll. Stai confondendo. Ups. Ah, alla chiesa di Yorshka. Perché dovevi parlare alle catacombe. Te la sei persa. Non hai esplorato molto bene le catacombe. E... te la sei persa. Purtroppo. Però sì, non, cioè, non ti sto dando la colpa, eh. Le quest sono un po' complicate. Ti ho parlato due volte le catacombe. Ma gli avrei detto che ora sei morto. Era per quello che dicevo che era morta una quest. Perché se gli dici che ora sei morto, la quest non va avanti. Troppa informazione, troppa informazione.
Ah, forse non gli hai parlato all'altare. No, all'altare gli devi parlare prima di andare alle catacombe. Sappi che in una Noit non si fanno quest, quindi la mia memoria potrebbe essere un po' sbiadita. Dopo aver platinato questo gioco, ho un po' dimenticato tutto. No, non è vero. Molte cose me le ricordo, però alcuni particolari, no. Arrivo, eh. Sto anche ammorbando, ma va. Sei l'unica persona in chat. Che è bene così, eh. Oggi mi è venuto mal di testa da tanti che eravamo sul mio canale. Tra l'altro 40 persone che mi hanno visto sbagliare a premere R1 e morire a metà run. Quindi non sono molto contento. Senza aver attivato quel patto, quello dei cercatori di tumuli. Beh, vabbè, non ti preoccupare. Tanto quel patto fa cacca. Anche perché non saresti mai riuscito a farmare per quel patto. Mai nella vita. Avresti sprecato una quantità di ore per farmare quelle cazzo di colonne vertebrali. Dei Vietnam flashbacks. Le lame per il capitano di Yorska. Sono confuso. Quali lame? Cioè, credo di aver capito, ma non ho capito. Le orecchie. Le prove di un successo. Quelle. O intendi proprio. Cioè che non riesci a trovare altra gente del patto della Luna Oscura. Gli oggetti del patto sono le prove di un successo. Che sono orecchie. Letteralmente. Sono un pene in culo da farmare, quindi. È normale che non le trovi. Non riesco ad attivare quel patto. Oddio. Scusami un secondo. Le ho infuse? Sì, le ho infuse. Porca puttana! Tutto esagerato lui. Ha finito? Azzo.
Non ho idea di come si attiva il patto delle... delle lame della luna oscura, sai? Ah, aspetta. Ok, forse ho capito che cosa intendi. Cioè, non hai trovato nessun NPC per avere il patto. Sei assurdo? No. Adesso prendiamo hit, non ti preoccupare. Dammi tempo. Ci sei vicino. Ci sei vicino, ma non ti voglio spoilerare niente. Sei vicino. Lì adesso dove sei adesso da Norlond, ci sei quasi. Ah, ho passato... Ah, niente. Allora posso. Tecnicamente se tipo ti inchini a Yorshka hai fatto. Sei già nel patto. Per quello che riguarda gli oggetti del patto, uccidendo i cavalieri d'argento lì. Parlando con la tizia non mi dice nulla. No, questo è strano. Questo è molto strano. Ma che culo. Sono passati entrambi. Una giornata fortunata quest'oggi. Vado. Ui. Facca puttana. C'è veramente scritto non dire nulla con opzione di dialogo? Sai che forse allora hai bisogno di una... No, la prova di un successo se la... ce l'hai. Sai che allora non lo so come fai a farlo venire fuori quello? Dovrei fare qualcosa prima, ma come ti ho detto, cioè sono talmente criptiche le cose che manco io me le ricordo. Volare. Oh. Vai, Zorig. Vai a fangulo, Zorig. Ah, finito la stamina. Un'altra volta c'ho lo scheletro attaccato al culo, non credo. Parresse di no. Siamo in ritardo.
Ci mettiamo lo scudo dopo, va là, Obi. Mettiamo lo scudo qua. Mi sono completamente dimenticato di farti vedere dove farmare le orecchie. Cioè, però ho tempo di fartelo vedere tramite telefono, se vuoi. Presente prima di entrare da... i guardiani... guardiani dell'abisso. Ci sono questi tipi qua. Proprio prima del portone dei guardiani. Tu ammazzi quelli e ti danno le lingue. Esatto, esatto. Adesso qua c'è una sezione un po' bruttina da vedere. Ti caccherai un po' sotto, Matteo. Fidati, anch'io mi cacco sotto, quindi. Filo la gialla. Frammento. Ora potenziamo le lame al più 7. Lasciare le bombe. Esattamente. Tanto le dovremmo... Beh, in realtà si possono risparmiare anche in un altro modo. Un ragazzo l'altro giorno ci ha detto che se uccidi Irina ti droppa la chiave della torre, quindi... Ah, devo andare da Andre. Otto Rex. Voilà. Adesso si va a fare Warnir. Figlio di puttana che mi ha colpito la scorsa run. Che tristezza. Ah, potrei fare anche...
Potrei fare anche un altro pezzettino di gioco in realtà dopo Wolnir. Giusto per prendere i pezzi di titanite. Mi conviene in realtà. Per domani. Ma sai che ti dico? Guarda, se riusciamo a passare Wolnir e il prossimo split faccio tutto il gioco. Tanto. A sto punto. Non ne vale la pena di aspettare domani. Tanto finiamo la run tra un'oretta circa. Ce la farò a non essere greedy. No, eh. Questo è stato il boss più facile. È facile, il Noit è pericoloso per la nebbia. Perché se si sposta troppo ti colpisce senza che neanche te ne accorgi. Cioè sì, te ne accorgi perché il tuo personaggio fa... Il prossimo boss non so se l'hai visto. Dovresti però. No, in realtà no, non dovresti. Meno che tu non sia un folle. O che tu non te lo sia visto da qualche altra parte. Una delle due. Il terzo teschio non lo prendo perché non so come la strat. Quindi per ora non lo faccio. E poi potenzi. 31, 12. Dove vai adesso? In una delle aree finali. Faccio una scappatoia in una delle aree finali. Per prendere degli oggetti. Quindi in teoria è spoiler, esatto. Purtroppo non posso fare altrimenti però. Quindi mi sa che o chiudi gli occhi. È il momento di chiudere gli occhi.
6. Bello, bello, bello incastrato, eh. Così adesso mi viene facile vivere. È vero. È vero. Facca puttana. Com'è andata bene? Come c'è andata bene? Come c'è andata bene? Anche questo in parte è spoiler, però minore. Niente di sensazionale. Perché praticamente salto tutta l'area, non faccio vedere praticamente niente. La la la. Che bello andare a funghi. Vecchi dentro la chiesa l'avevi ucciso oppure è normale che non ci fosse? Vuoi davvero che ti risponda? Ok, allora no, vai a posto. Però me lo aspettavo ci fosse una boss fight in quello spazio. Hai visto? Beh sì, per forza, dai. Occhio perché qui c'è altro spoiler. questo è un pochino più maggiore di spoiler. Tra 10 minuti finisce lo spoiler, però al momento ce n'è un po'. Salve. Buona giornata, signor cavaliere.
Hai finito? No! No, non ancora. Tra poco, se tutto va bene tra poco. Massimo altri 2 minuti. Se invece tutto va male, finisce la run, quindi chiudo. Sì, tra poco c'è un altro boss, quindi... Per quello ti dico che non ho finito perché è spoiler bello pesante. Allora? Finito, 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 finito. Male, ma abbiamo finito. Facca puttana. Subito fortezza. Sì. Adesso ci andiamo a fare una parte di gioco che già conosci. Boss in generale me li aspettavo molti più tosti. Tu in generale nella tua run o in questa? E comunque sono molto più tosti dopo che vai avanti.
Cioè, adesso ne affronterai un paio che sono veramente molto tosti. Tra un po'. Due o tre in realtà, che sono belli tosti. Poi immagino che tu abbia anche i DLC, quindi... Lì sì che sarà tosto. Ora, concentrazione qui che potrebbe andare tutto molto male. E infatti, il peggior RNG possibile. Molto bene. Risolto anche lui. Quello che ci ha messo più tempo a battere è Vort. Vabbè, perché avevi appena iniziato, ha senso. Ciao Jabber. Run pesantuccia questa. Soprattutto da fare a quest'ora. Cyberpunk è a dir poco fantastico. Io lo voglio giocare, ma prima devo finire questa no hit. Vabbè, il saggio di cristallo ha pochi HP e noi abbiamo fatto una delle aree più avanzate del gioco prima. Quindi abbiamo l'arma potenziata e abbiamo tantissimo a destrezza, quindi è normale. Che belle RNG di sono morti. Questo un po' meno, ma... No, invece è buono anche questo. Buono l'RNG anche del Grave Warden. Don't do it, Dark Souls. Don't give me hope. Please don't. Eh sì, Matteo. Succede molto spesso anche in no hit di morire lì.
Per la trama intendo, oltre che per il resto. Beh, tanta roba. Cioè, meno male. Con tutto quello che ci ha messo a uscire. Mi sembra che... già un sacco di... di gente sia stata rimborsata per... per l'acquisto, perché... aveva un sacco di problemi... ha ancora un sacco di problemi per quello che riguarda... i bug. Questo posto mi è nato... Grande Mimic. Ma parli di Cyberpunk? Sì. C'è una notizia, mi sembra, di EveryEye che lo dice. Tempo qualche mese andrà molto meglio sicuro. Sì, ma il problema è che l'hanno... hanno posticipato la data di uscita tipo tre volte. Tre volte? Credo tre volte. E... quindi la gente si aspettava che alla fine il gioco fosse effettivamente completo. Come biasimarli. Su PS4 Fat? Eh beh. Non per bug. Beh, ma in giro, cioè, a parte il fatto che mi hanno detto che è uscito senza protezione per il cracking, quindi è stato craccato il primo giorno d'uscita, cioè, nel senso, capiamoci. Cioè, ci sono proprio dei problemi che sono palesi al di fuori del problema di prestazioni di PS4. Ci è andata bene, ragazzi. Purtroppo avevo la camera messa un po' male. E non avevo tempo di fare aggiustamenti a riguardo. Wow, questo sputa vermi. Oh, cazzo. Se sputa vermi non è molto stonks. È un po' pericolosa quella situazione lì. Prima volta che me lo fa. Eh sì. I cavalieri della cattedrale sono belli bastardi. Patches. Patches è tanta roba. È una bellissima storia. Mamma mia. Si presenta come è uscito Skyrim, era tipo 100 voglio 160. Ma sì, ma è successa la stessa cosa anche a Bloodborne, ma cioè, capisci? Il problema è che Skyrim non è stato posticipato così tanto. Cioè, la Bethesda
riguardo Skyrim. Non ha mai detto, ragazzi, lo facciamo uscire un pochino più tardi perché dobbiamo mettere a posto delle cose e vogliamo che esca perfetto, capito? E non l'ha fatto per 3 volte di fila. È per quello che la gente vuole il rimborso di Cyberpunk, perché gli è stato detto, oh, guarda che... E quando esce è perfetto il gioco, non avrà nessun problema. Invece adesso non gira sulla PlayStation 4, la capisci? Allora, prima di fare questo devo andare a prendere... Az. Ci sarà la nebbia, ma ho fatto una cacata. Cappellata time! Io su PS3 adoravo Fallout 3, ma santo Dio quanti cazzo di bug che aveva. Si frizzava ogni 10 minuti. Bello Fallout 3. Crawl out through the fallout, baby. Na 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 na. Quanto era bella la radio di Fallout. Anche quella di Fallout 4 è bella, però. Però Fallout 3 è nel cuore. Ma perché comprarlo per PS4 non ha senso, va giocato su PC, minimo su PS5. E perché farlo per PS4 allora, Jabber? Cioè, il punto è che sei un figlio di puttana se mi metti fuori un gioco che è retrocompatibile con le vecchie generazioni e poi sulle vecchie generazioni non gira, capisci? Cioè, c'è proprio qualcosa di sbagliato lì. E non puoi dare la colpa a chi ha una PS4 e non ha i soldi per comprarsi un computer o una PS5. Non puoi. Dai la colpa a chi l'ha fatto uscire, e l'ha fatto uscire anche per PlayStation 4 a quel punto lì. Perché altrimenti lo fai solamente per i soldi di farlo per uscire per PS4, perché sai che più gente lo comprerà. E allora a quel punto sei figlio di puttana doppiamente. Chi non riesce a comprare... Esatto, tipo me. La cosa sbagliata è che vogliono più soldi, esatto. Cioè, che per me non è sbagliato il fatto che vogliono soldi. Cioè, se vogliono soldi e mi fanno una versione che funziona su PS4, anche con grafica downscaled, mi va bene, però. Cazzo metto? 25-45, se non sbaglio, sì. Sì, assolutamente, Matteo, però, cioè... Dal puntare a fare tanti soldi al puntare ad essere figli di puttana ce ne passa di acqua sotto i ponti. Dov'è la cattedrale qua? Ciao Lord Sasi. Sera o giorno? Beh dai, è ancora sera. O anche ciao, va bene. Roll out through the fallout, baby. When in grab that bomb. Che brutto RNG delle slime. Pa 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 pa. Stai parlando di Cyberpunk o cosa? Sì. Stiamo parlando proprio di Cyberpunk. Crawl out through the fallout, baby. Na 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 na. Pa 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 pa. Come cazzo è successo questa cosa? Come? Chi? Perché?
figli di puttana. Che fai i riti e poi stacco. Eccomi. Da una kill. Come va? Ho mal di testa. Un po' la pressione, un po' il fatto che... devo scegliere se andare in iperventilazione o... non respirare, quindi... insomma. Sì, funziona dappertutto, più o meno. Guarda quanto sono in ritardo a fare sta cosa. Mi sa che sono andato troppo a sinistra. Vabbè. Uguale. Why not both? Stai avendo un attacco di panico? No, non è un attacco di panico, è semplicemente ansia perché è da un bel po' che non arrivo a questa sezione di gioco e sono 3 mesi che lavoro a questa roba, quindi ti assicuro che in No Hit a un certo punto, che tu voglia o no, ti parte l'agitazione. La cosa della statua è alquanto cringe. Ma perché? Ma come? Ti caghi addosso? Sì, esatto. Io ero terrorizzato qui. Guarda, io sarò terrorizzato al Soul of Cinder sicuramente. Per il Perry di Sullivan anche. E forse seconda fase di Yorm. Aldrich, credo di potermela cavare bene. Se me la gioco come al solito. Sok fa sempre paura, assolutamente. Anche in pratica fa paura il Sok.
Cosa divertente è sapere che la tua vacuità è a 0 e la mia 99. Bon, da qui si va alle prigioni, Matteo, ti avverto, quindi... Ah, mi siedo. La prima parte l'ho già fatta, ok. Tanto non vedi un cazzo delle prigioni, proprio per quello. Che da un momento all'altro potrebbe prendersi spoiler senza volere. Alba, cercatore dei reietti. E Mammita? Ho perso un paio di jump. Ah, mi sono preso. Eh sì. Le prigioni sono così, sì. Ok, da qui mi sa che è spoiler per te. Camaleonti con la testa da bambino? Ma come camaleonti? Mi scusi. Troppa grazia, Sant'Antonio. Concentrati, sono concentratissimo. Grazie sempre Yorm perché ci delizi con cose che non abbiamo mai visto.
davvero strano sei oggi, eh? Cazzo. Concentrato, Marco. Concentrato, Marco. Uff. Al millesimo. Questo è successo perché ho dato meno colpi prima. Beh, siamo salvi. Tutto va bene. Che caca. Sacco di caca. Cosa attiva la sua seconda fase? Cosa vuol dire? Ah, una soglia di HP. Sullivan. Subito magione. Sì, ma certe volte ci va subito. Eh sì, ma quello è un bug. È meglio proseguire nella prigione verso la scalinata. È uguale. È uguale. Letteralmente stessa cosa. È una scelta che puoi prendere. Però se non ti vuoi perdere niente, consiglio anche di andare. Guarda, Nakiri, guarda. Giusto perché sei tu, eh. Mazzo. Mi scusi, dove l'ho messo? Ti consiglio di andare anche all'aguardente. Spada di fuoco, ti prego. Fanculo. Ti odio. Che gran figlio di puttana. Sì, anch'io l'ho ucciso con due perre. Cap up. Doppio buff. Azzo, scendi. Figa, oh. Ma che RNG ho?
concerne. Ho le mani talmente sudate che non riesco a tenere sulla tazza. Fuck sake. Letteralmente. Cosa ci tieni in quel secchio? Acqua. Vorrei che fosse whisky, ma è acqua. Bello. Artistico. Sei veramente simpatico, Aldrich. No, non voglio stare qua, però. Mi metto qua in mezzo, eh. Belle le colonne. Non credo di aver mai visto un RNG migliore ad Aldrich. Veramente bello. Continua così, ti prego. Visto? Basta dirglielo. Psicologia inversa, ragazzi. Psicologia inversa. Altro che triggerare, fisciare attacchi. Psicologia inversa. Imbarazzo. Troppo presto al primo teletrasporto, ma GG. Cosa vuol dire? Ah, sì, ho visto. Ho visto Nakir. Solo che ho preferito andare oltre e nel caso farmelo spawnare leggermente più indietro, piuttosto che, cioè, come è successo, piuttosto che averlo molto lontano e rischiare di avere le pallette. Cioè, quando sei in quella posizione lì, comunque sei molto tranquillo. Perché in un modo o nell'altro arrivi da una parte o l'altra. Va bene. Adesso si arriva alle nostre 300.000 anime. Grazie di esserti followittato, Pastel di Rosa. Scusami. Um, 52, 30, se non sbaglio, tipo. Allora.
Così dovrebbe essere tutto a posto. Archivio centrale. Non avrei fretta agli archivi? In realtà devo. Cioè, nella prima sezione per forza. Perché altrimenti mi si sfanculano tutte le ronde. Dopo non devo avere fretta. Alla scalinata. Per farmare le lingue con quei due nemici prima della catena, mi conviene usare le monete per aumentare il looting. Ma se non. Se. Bah. Sono un po' sprecate. Hanno il drop rate basso, ma non così basso. Ce la puoi fare senza. Suka. Ho provato a spararmi il figlio di puttana. Sì, il simbolo dell'avarizia anello d'oro ci sta. Anche lo stocco del saggio di cristallo aumenta un po' il drop rate. Oh no, che triste. L'unico fall damage cancel che serve nella run non l'ho fatto. Cioè che serve. Effettivo, che effettivamente mi avrebbe risparmiato di perdere vita. Gli altri li faccio tutti a cazzo di cane. Brutto RNG sti cosi. Pessimo. Potrei iniziare a togliere un po' di roba. Ah sì. Centro perfetto. Una kill strat. KHD. Mi spiace soltanto che non ci sia la chat a schermo, perché sono sull'altro canale. F.
Vabbè, ragazzi, se volete vedere quanto delay avete, sapete che c'è nelle impostazioni di Twitch. E risolvete il problema. Ma rompe la barricata. Figa. Devi sempre rompere i coglioni, te. Non puoi vivere tranquillamente. Niente, rompono tutto oggi. Oggi vogliono proprio rompere tutto, anche un po' il cazzo. Tutto bene, tutto bene. So che non sembra, ma vi giuro, va tutto bene. L'ho tirato un po' più in là, secondo me, il teschio, però. Ehi. Magari mi sbaglio, eh. Osso. Così. Cioè, se rollo non posso togliere un oggetto dall'inventario. Ma lei, buon uomo, è un figlio di puttana.
Poi in anticipo. Va tutto bene. Oh, dear Mark. Ah, fuck's sake. Distance? Distance! Actually, yes. Distance PB. Distance PB, ragazzi. Sono contentissimo. Grazie, ragazzi, di GG. Sai che di solito non li prendevo quei due chunk. Mi sono appena accorto. Allora, RTSR setup. Prima devo fare i livelli. Tenendomi 30.000 per il P10. Ciao Nightwolf. Cazzo, per 5.000 anime. Figa, sono sempre le 5.000 anime che avevo detto a Danny, comunque. Ok. Cioè, 5.000 anime in realtà le potrei tranquillamente fare se vendessi un po' di roba, ma non lo voglio. Prima i tizzoni e poi RTSR, ma no, tranquilli. Adesso, non fare l'esagerato. Non posso prendere abbastanza danno da caduta da morire. Neanche se cado direttamente da qua sopra. Ah, mi sa che questi ce li siamo persi. F. Tutte le larve. Che schifo, Aldrich. Schifo di RNG, tra l'altro, anche altri. Cioè.
Finito? No. Finalmente posso giocare al Best Souls. Sono contentissimo. Anche una delle mie felpe preferite addosso. Not bad. È bellissimo, è stato bellissimo la Rangel Sock, me l'ha proprio regalata la RAM. Beh, 1,48 e 18. Diamo la notizia. Sono libero. Sono libero. https://www.twitch.tv/team-intoccabili. E adesso che succederà? Adesso posso dormire. Posso finalmente dormire senza pensare a che cosa devo fare domani. E domani darò la replica su questo canale. Così chi se l'è persa sarò lì in chat a chiacchierare con voi. 3 mesi che stavi su una porzione di gioco ed in una notte a caso... Capita che fai tutta la run. Esatto, Matteo. Pensa, Matteo, che... Pensa, Matteo, che io di solito sul mio altro canale faccio 40 spettatori circa fissi. 30-40 spettatori. Oggi, che l'ho finita, siamo in 5. E quindi ringrazio Nakil, grazie davvero tanto. So che ci sono state dei litigi, dei mini litigi, direi. Che più che altro non sono neanche litigi, sono piuttosto sbotti miei, perché ultimamente questa run mi stava veramente rovinando la vita. Infatti, cioè, non sto urlando perché sono contento. Io sono proprio in pace adesso, cioè sono in pace. Non ne potevo più di giocare a Dark Souls 3. E credo che questa sia l'unica volta in cui non esulterò come un pazzo. Esatto, libero. Che non esulterò come un pazzo quando finisco una run. Credo che sia l'unica volta che succederà. E niente, è finita così. Però, cioè, hai capito? Nel senso, non sono una brutta persona, non sono cattivo. Sai benissimo come sono fatto, semplicemente... A volte mi parte un po' di rabbia repressa, perché alla fine non la sfogo mai. Quindi devo chiedere prima di tutto scusa sia a te che a Liena e Beck, tutte persone che comunque mi hanno fatto arrabbiare in dei momenti in cui non avrebbero dovuto. so che stuzzicare ci sta, eccetera eccetera, sono solamente io che me la sono presa un po' troppo. Poi ringrazio tantissimo anche tutte le altre persone che sono state qui con me stasera, quindi Lord Sasi, Matteo mi hai portato una fortuna incredibile, tu dovrai essere in tutte le mie run da ora in poi, in tutte le mie run. Io non ti voglio... Tu adesso vai sul mio canale Twitch principale e mi segui. Nightwolf, grazie mille, grazie davvero tanto. E vabbè, dovrei ringraziare una miriade di persone, in primis White, perché giustamente il lavoro da mod che fa quando siamo in live
tutti i consigli che mi ha dato, mi ha sempre spronato. È stata la persona che quando avevo bisogno di sentirmi dire una cosa me la diceva, senza neanche bisogno di farglielo sapere, lui era lì e me lo diceva, quindi davvero, White top come al solito, un grande amico, un grande runner e tanto tanto bene. Devo ringraziare Maggio, come al solito, per la mano che mi dà anche lui con il modding, Discord e tutto il resto. E tutti gli altri viewer, quindi Aircat, Dalei, Nox. Tutte le persone che hanno finito Dark Souls 3 prima di me, quindi Galvarn, che mi ha aiutato anche a non abbattermi. Esatto, Galv. Esatto, il grande Galvarn. Matteo, grazie mille del follow. Benvenuto nella legione. Gentilissimo. Grazie davvero di tutto. Non so che altro dire, ragazzi. Davvero. Non so che altro dire. Cioè, avrei una quantità assurda di persone da ringraziare, ma non avendole qui in chat con me, purtroppo non riesco a farlo. Perché insomma non mi vengono tutte in mente i nomi, ma Danny per la strategia di Irina, ragazzi, cioè la lista delle persone da ringraziare è più lunga di questa lista dei titoli di coda di Dark Souls 3, quindi certo, Nakil, certo, ovvio. Beh, ma cosa ti aspettavi? Luigi, il grande Luigi, che tra l'altro prima che fosse Natale ho finito questa run, quindi il suo regalo di Natale è qui, è qui dentro, e sono sicuro che sia qualcosa che mi servirà un sacco per il lavoro, perché ci siamo sentiti e era indeciso tra due robe, scoprirò quale delle due è, e ringrazio anche la mia famiglia che è riuscita a sopportarmi per tutto questo periodo in cui non facevo veramente nient'altro se non giocare a Dark Souls 3 e fare testing e fare live. Sopportare il fatto che non ci fossi la domenica a pranzare tutti insieme. E quindi davvero, sono proprio contento di aver finito questa run. E ringrazio veramente tutti. E vorrei lasciare un messaggio. Questa run è stata conclusa sul canale dei Team Intoccabili, un progetto che stiamo mandando avanti in poche persone, veramente quattro gatti. Stiamo diventando più grandi, ma siamo ancora in pochissimi. Se vi sentite di fare una no hit, non pensateci più. Andate e fatela. Punto. Ok? Perché finché non si parte, non ci si rende conto delle proprie possibilità, non ci si rende conto di quello che si può fare tutti insieme, non ci si rende conto dell'aiuto che si può avere da una community. Andate e fate ste cazzo di no hit, entrate nel team hitless, fate i bravi. Altro direi che niente, per tutte le persone che adesso stanno cercando di finire una no hit, come al solito i miei migliori auguri, quindi Zagurzem, Dream, no, Dream sta facendo l'anno death, comunque, bravissimo anche lui. Nox che sta facendo DS2 Fetrol record mondiale. Ragazzi, cioè, siete bravissimi, però c'è una cosa che comunque, secondo me, vi manca, ok? C'è proprio una cosa che... C'è una cosa... Adesso vi sto cercando la cosa che vi manca. Ve la devo far vedere. Perché è importante. La cosa che vi manca è che... E che comunque è una cosa molto importante. E che solo in pochi alla fine possono avere. Perché, insomma... Sai... Quando uno... Cioè, uno ci nasce, ok? E in pochi comunque riescono a carpire questa cosa qui. E io, ragazzi, anche oggi mi sa che vi dovrò lasciare con questa perla. Se non avete finito una no hit... È perché siete scarsi! Lale papo, lale papo, lale 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 papo
boom, boom, boom.